Oggi vi raccontiamo un viaggio che ha cambiato la storia dell'umanità. È durato solo 3 anni, ma ha avuto delle conseguenze enormi. Ha dimostrato che la Terra si può circumnavigare e che tutte le terre, le Indie come le Americhe, sono raggiungibili via mare. Il capitano è Ferdinando Magellano e il suo viaggio è paragonabile allo sbarco sulla Luna. Vediamo le tappe di questo viaggio. 1519, al comando di 5 navi, Magellano salpa dal porto di Siviglia, direzione Nuovo Mondo e oltre. 1520, Magellano trova un passaggio che unisce l'oceano Atlantico con un altro oceano, che lui chiamerà Pacifico. Il navigatore attraversa il lungo canale che porterà il suo nome, lo Stretto di Magellano. 2 anni dopo, 1522, una sola delle 5 navi tornerà a Siviglia. Magellano è morto, ma quella nave ha compiuto per la prima volta nella storia il giro del mondo. Questo dunque è il ritratto di Ferdinando Magellano, un uomo di cui sappiamo troppo poco. Non è tornato dal suo grande viaggio, non ha scritto le sue memorie, su di lui non sono state inventate leggende come su altri grandi navigatori, Colombo, Francis Drake. Non ci sono quadri che raffigurano un episodio famoso della vita di Magellano. Abbiamo solo questo, un ritratto che per di più, secondo me, è immaginario, fatto dopo da qualcuno che non l'aveva neanche mai visto. È un uomo che rischia di sfuggirci. Eppure dopo il viaggio di Magellano il mondo non è più stato quello di prima. Valladolid, sede della corona spagnola. Carlo V è appena asceso al trono ed intende espandere il suo dominio. È deciso a conquistare le ricchezze che il mondo ha da offrire ed è coinvolto in una strenua lotta contro il Portogallo per l'egemonia sui 7 mari. Maestà, dovremmo almeno concedergli udienza. A un capitano portoghese? Asserisce qualcosa di incredibile. Pare che abbia scoperto qualcosa che potrebbe porre fine al monopolio commerciale dei portoghesi in Asia, maestà. A riferire. Ferdinando Magellano. Intendete davvero affidare una flotta a un rinnegato? Dovrete controllarlo. Magellano sarà il capitano generale, ma ciascuna delle altre navi avrà un capitano spagnolo a bordo. E fra questi ci sarete anche voi, Juan de Cartagena. Il finanziamento della spedizione rischia di essere posticipato in eterno. Ma una volta stanziati i fondi, Magellano può iniziare i preparativi per la missione che lo terrà per 2 anni in mare. Stipa le navi con tutto il necessario per un viaggio così lungo. In coperta, i marinai dormono ammassati tra merci, barili, sacchi e vele, completamente esposti alle intemperie. Una volta scoperto che Magellano intende arruolare dei portoghesi, gli spagnoli cercano di impedirlo. Ma non hanno problemi con un giovane nobile italiano, Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta documenterà l'intero viaggio. Un ritratto unico e prezioso dell'epoca. Egemonia, lotta per l'egemonia fra portoghesi e spagnoli. Invece vediamo questa corte spagnola che sceglie Magellano, un portoghese, per un'operazione come questa. Come fanno a stare queste due cose insieme? Ma lui arriva con una proposta, con un progetto. E siccome da un po' di tempo si è visto che quelli che arrivano con delle proposte anche strampalate, tipo Cristoforo Colombo, poi funziona. Se li finanzi ne vengono fuori delle cose straordinarie. Il rapporto portoghesi-spagnoli in questo mondo, come... perché sono loro i padroni del mare, per intenderci? Perché al tempo stesso sono potenze legate al vecchio mondo mediterraneo, all'Italia, che è stata il cuore dell'economia mondiale fino a un po' di tempo prima. E ancora adesso i soldi, la banca, stanno lì in Italia, a Venezia, Genova, Firenze. Certo. Però al tempo stesso sono potenze atlantiche, hanno i porti sull'Atlantico. E quindi riescono a giocare su tutti e due fuori i tavoli. Fuori dal Mediterraneo. Già, mentre l'Inghilterra, che in futuro dominerà l'Atlantico, però è tagliata fuori dal Mediterraneo, non ha ancora... Quindi non c'è ancora l'Inghilterra, che vedremo dopo. Il 10 agosto 1519, 5 navi salpano dal porto di Siviglia.
sin dalle prime fasi del viaggio, Magellano dimostra la sua autorità sui secondi in comando. La sua nave solca il mare, in testa alle altre. Mentre la flotta fa rifornimento di acqua fresca a Tenerife, una lettera da Siviglia raggiunge Magellano. E così ho avuto modo di scoprire che i capitani spagnoli hanno ordito un piano segreto contro di voi. Si verificherà un ammutinamento contro di voi alla prima occasione propizia. Non sarete sorpreso di sapere che a guidare l'ammutinamento sarà Juan de Cartagena. Il fedele servo e confidente del consiglio dei vescovi di Carlo V. Anche il Portogallo intende ostacolare i piani di Magellano. Dopo 2 mesi in mare, Magellano riesce con fatica a percorrere la costa sudamericana. Ogni baia potrebbe essere l'imbocco di un canale. A bordo la tensione cresce e il malcontento si diffonde tra i marinai. La ricerca rimane infruttuosa. Acqua! Solo acqua! Il mare si allunga verso occidente! Al fine, signore, grazie. Sapevo che ce l'avremmo fatta. Sondate la profondità dell'acqua. Non possiamo arenarci ora. Seguiremo ogni baia, ogni singola baia. Non importa quanto piccola. Non perderemo una sola occasione di trovare il passaggio a ovest. Ma professore, io faccio parte di quelli che se non vede la cartina non sa neanche bene dove siamo, insomma. Allora, e quindi faccio fatica a capire perché Magellano va in cerca di questo passaggio. Anche perché lui è sicuro che ci sia, fra l'altro? Ah, non è sicuro che ci sia. Ah, ecco. È una grande scommessa. La cosa di cui è abbastanza sicuro è che se il passaggio c'è, si potrà arrivare a quelle che loro chiamano le Isole delle Spezie, o le Indie. E che poi è l'Indonesia, e in particolare le Molucche. Lui è abbastanza sicuro che se si riesce a passare sotto l'America e si arriva alle Molucche, a quel punto col mappamondo in mano si potrà dimostrare che le Molucche rientrano nella metà di mondo che il Papa aveva assegnato alla Spagna e non nella metà elemento. Che aveva assegnato al Portogallo. Perché c'è questo, il Portogallo e la Spagna si sono spartiti il mondo, già che c'erano. Il Papa li ha aiutati a mettersi d'accordo e poi hanno fatto un trattato, hanno tirato una linea nell'Atlantico, dicendo la linea continua anche dall'altra parte, no? Dividiamo il mondo in 2 emisferi. Gli spagnoli possono andare di qua verso l'America, i portoghesi possono andare di là verso l'Asia. A questo punto gli spagnoli cominciano a dire, ma se noi ci potessimo arrivare dall'altra parte, hai visto mai che scopriamo poi che le Isole delle Spezie stanno nel nostro emisfero e non nel loro? L'oggetto. Io non so se adesso senza carta geografica sott'occhio sono riuscito a spiegarlo, ma insomma il concetto è quello. Che ci sia il buco per passare è una scommessa invece. Però, insomma, quando arriva Rio della Plata si fa 200 chilometri a vuoto. Rio della Plata io non l'ho mai visto, ma credo che a vederlo sembri il mare, quindi si può capirlo che ci ha creduto. Quindi lì la sbaglia, insomma, alla fine. L'unica era provarle tutte. Poi ha avuto fortuna, il passaggio c'era. Ecco, ma questa faccenda delle rotte atlantiche, no? Cioè, così si fanno, cioè questo, in questo momento della storia il navigatore, come dire, va in avanti scoperto. E per quello che parliamo ancora adesso di loro, perché hanno fatto delle cose che effettivamente gli hanno rischiato tutti la pelle, anzi ce l'hanno lasciata, Magellano ce l'ha lasciata, certo. Con gran parte di quelli partiti con lui, perché ne è tornata un'infima minoranza, è tornata a casa. Era l'unico modo. È un momento in cui hanno carte, hanno strumenti per navigare. Sì, hanno carte delle cose che hanno già visto. Già. Però cosa c'è dall'altra parte? Loro, per quanto ne sanno, l'America può continuare giù fino al Polo Sud. Anzi, sulle loro carte la raffigurano così effettivamente, perché l'ipotesi dominante è quella che continua. E Magellano si gioca tutto sulla scommessa che invece si passa. Ma quindi il viaggio di Magellano e la sua ricerca del passaggio ad ovest continua a complicare l'impresa, però non ci sono solo le condizioni climatiche. Il navigatore deve affrontare anche l'ammutinamento, come abbiamo visto, dei suoi uomini. Vediamo come va a finire. Magellano continua la sua rotta verso sud, nel cuore dell'inverno.
Di certo ormai si è convinto che le mappe sono sbagliate. Inaspettatamente, una nuova insenatura si apre dinanzi a loro. San Julián offre loro acqua fresca e pesci facili da pescare. Magellano decide di stabilire l'accampamento invernale qui. I marinai si imbattono in animali mai visti prima. Pinguini e leoni marini. I mari impetuosi, i venti gelidi e la fame incessante fiaccano gli uomini. Serpeggia anche il timore che in un qualsiasi momento possano cadere dal confine della Terra in un nulla eterno. Per molti di questi uomini la Terra ha ancora la forma di un disco. Il crescente malcontento non impedisce a Magellano di ridurre le razioni. Il pane e il vino devono durare fino alle isole delle Spezie, che potrebbero trovarsi a mesi di viaggio da qui. Magellano deve fare attenzione. Nella fresca. Magellano riuscì a sedare la rivolta, dimostrando una straordinaria capacità tattica. Avete dimenticato a chi dovete fedeltà? Noi non crediamo più nel vostro passaggio. Invertiamo la rotta! Giammai! Meglio la morte dell'onta del fallimento. Non siete più degni di restare a bordo delle nostre stesse imbarcazioni. Quando è Cartagena? Vi sollevo dai vostri compiti e vi bandisco dalla flotta. Gaspar de Quesada, capitano della flotta regia. Siete accusato di ammutinamento e omicidio. La pena adeguata al vostro crimine è la morte. Stando alle leggi marittime, Magellano dovrebbe condannare a morte un quinto dell'equipaggio, ma significherebbe la fine della missione. Non avrebbe abbastanza uomini per ultimare il viaggio. Magellano fa di Gaspar de Quesada un esempio per dimostrare la sua tenacia e la sua ferrea determinazione. Juan de Cartagena viene abbandonato sulla baia di San Julián con pochi viveri. Nelle lande selvagge della Patagonia la sua morte è certa. Sarà più lenta e infinitamente più crudele. 8 mesi sono passati, abbiamo visto dalla partenza. In questi 8 mesi, come dire, la gente non ne può più. E infatti questo l'ammutinamento si spiega la così. La gente è il leader, però vediamo che lui lascia lì. Sì, perché se c'è questa rivolta è segno che sono veramente disperati. Disperati in senso tecnico, cioè hanno smesso di crederci. Ecco, questo è il punto. Hanno smesso di crederci e a questo punto vogliono salvare la pelle. Quali sono le conoscenze che ha un equipaggio, per esempio, del dove sta andando, insomma, per capirci? Voglio dire, è un... Sa tutto Magellano, sanno tutto i capi o anche il marinaio medio, diciamo, che è poi quello che questa si rivolta? Questa è una bellissima domanda. A noi storici piacerebbe molto sapere cosa pensava un marinaio dall'inizio, un marinaio semplice, analfabeta, quindi, dell'inizio. Che però aveva anche tanta esperienza, analfabeta, sì, però di un viaggio lungo come quello sarebbe bello sapere cosa pensava, come vedeva il mondo un marinaio di allora. E invece non lo sappiamo in realtà. Ma il meccanismo della marineria di allora è che uno si fida totalmente di Magellano, per esempio, in questo caso. Intanto in mare al capitano tu devi obbedire, e il capitano è il tuo giudice, certo. Il tuo dio, ha potere di vita e di morte, e quindi i marinai obbediscono e basta. Credo sia sempre stato così e credo sia tuttora così. Vedendo come vengono addestrati i nostri ufficiali di marina, credo che sia tuttora quella la cosa principale. Tu obbedisci al capitano e basta. Però qui... Lì la rivolta la fanno i capi, infatti. Non i marinai semplici, lì sono i comandanti delle altre navi. Infatti Magellano molla loro in mezzo al mare. Il che appunto si spiega soltanto col fatto che avessero veramente deciso che Magellano si era sbagliato e il passaggio non c'era. Sul finire dell'agosto del 1520, dopo una sosta di quasi 5 mesi, la flotta lascia la baia di San Julián. L'inverno è passato e Magellano può continuare la sua ricerca del passaggio. Le due navi che scoprirono il passaggio iniziarono a percorrere lo stretto, chiamato in spagnolo Primera Angostura, e poi
sentirono il bisogno di tornare da Magellano per dirgli che avevano trovato qualcosa. Uno stretto. Il canale si perde verso occidente e l'acqua è salata. Non è un fiume come il Rio della Plata. Il capitano e la sua nave perlustrano attentamente ogni baia, ogni fiordo, aggirando rocce e banchi di sabbia. Il passaggio si estende come un labirinto senza fine. Non esistono carte nautiche della regione. Secche e scogli sommersi rappresentano una minaccia costante. Non è un normale stretto. Sono 370 miglia d'acqua. E furono i primi a percorrerli. Più si addentrano nel dedalo d'acqua, più la natura circostante diviene ignota e minacciosa. Alte lingue di fuoco si ergono lungo le coste e non c'è alcun essere umano in vista. Magellano battezza questa regione inospitale Tierra del Fuego, la terra del fuoco. In quale terra siamo finiti? I forti venti da nord. Nessun uomo né animale potrebbe osare abitarla. Sono ancora in questo mondo alle porte dell'inferno. Per oltre un mese striscia verso ovest lungo il passaggio. I suoi uomini sono spinti fino al limite. Coloro che non si sono ancora rassegnati iniziano a farlo. E infine arriva la svolta. Finalmente il sentiero d'acqua apparentemente interminabile inizia ad allargarsi. Un mare meridionale ignoto si apre dinanzi a loro. Ancora oggi il passaggio in cui Ferdinando Magellano ha creduto così fermamente è chiamato Stretto di Magellano. Ha dimostrato che esiste una rotta commerciale tra l'Atlantico e il Pacifico, che è possibile raggiungere le ricchezze dell'Asia attraverso l'Occidente. Per capire bene cosa cambia con questo Stretto di Magellano, uno dice, ma perché andava in fondo, faceva il giro? Perché abbiamo sentito che stiamo parlando di 700 chilometri, cioè quel passaggio interno dello Stretto di Magellano sono 700 chilometri, quindi non una passeggiata. Cosa cambia? Cambia che andava fino in fondo e faceva il giro, lo sappiamo noi. Perché già, poi 50 anni dopo c'è andato Francis Drake e è andato fino in fondo e ha fatto, il giro. Ma per quello che ne sapevano loro non c'era, poteva continuare fino oppure al sud del continente. Certo. Quindi lui stava cercando un passaggio e il primo che trova lo fa. Non è che dice magari ce n'è un altro migliore dopo. Lui si avventura lì dentro e poi secondo me c'è anche un'altra cosa. Sì. È vero che attraversavano l'Atlantico. Su queste navi, che sono una tecnologia a loro modo straordinaria, perché diciamo secoli di tecnologia medievale che è andata migliorando gli ha permesso di avere queste navi che li portano attraverso gli oceani. Stando via degli anni, però navigare avendo la costa da tutte e due le parti doveva anche essere piuttosto rassicurante, arrivati a quel punto. Sì. Senta, però, qui abbiamo parlato della famosa Terra del Fuoco, no? Loro vedono questi fuochi. Ma perché ci sono sti fuochi in questa terra? Dunque, a dire la verità, Pigafetta dice che loro vedevano del fumo. Vedevano tanto fumo. Erano gli indios, i quali probabilmente bruciavano il terreno prima di coltivarlo, secondo queste tecniche primitive che insomma molti popoli usavano. Loro vedono il fumo e infatti la chiamano la Terra dei Fumi. Dei fumi. Poi ci deve essere stato qualcuno bravo nella pubblicità che ha deciso che suonava meglio in altro modo. Hanno provato Terra dei Fuochi, per un po' si è chiamata così, e poi suonava bene Terra del Fuoco, e il modo in cui i geografi poi diciamo l'hanno comunicata al mondo è stata la Terra. Ma quindi però non si fermano, loro hanno il compito di andare avanti fino al nuovo oceano e quindi vanno avanti. Certo, certamente. La nave col maggiore carico di viveri ha disertato e ha fatto vela verso la Spagna. Ma la determinazione di Magellano non ne risente. Le isole delle Spezie non possono essere lontane. Non ha idea che l'oceano più esteso al mondo si trovi di fronte a lui. Magellano battezza la sua scoperta Oceano Pacifico. Il vento è lieve e le onde placide.
Il viaggio prosegue. Passano giorni, settimane, mesi. Non c'è terra in vista. I viveri sono finiti. L'acqua potabile è stagnante. Gli uomini perdono i denti. Le loro membra iniziano a marcire. Lo scorbuto e le altre forme di avvitaminosi, flagello dei naviganti, fanno gradualmente strage di marinai. Magellano si assicura che i morti vengano immediatamente gettati in mare. Queste acque diventano la tomba di 19 uomini. Darra! Darra! Ehi! Darra in vista! La salvezza arriva all'ultimo momento, quando dopo 3 mesi e 20 giorni la Terra compare finalmente all'orizzonte. Viaggiano ormai da oltre 1 anno e mezzo. Magellano ha scoperto quelle che saranno in seguito note come Filippine. Se ne appropria in nome di Carlo V e per se stesso. Magellano compie i primi passi per la costruzione di rapporti commerciali con i nativi, legami da cui spera di trarre profitto. Magellano è un uomo profondamente religioso. La domenica di Pasqua del 1521, sulla spiaggia di Limasaua, celebra una messa. I regni cattolici di Portogallo e Spagna vedono le loro mire verso il dominio del mondo come un dovere religioso. Coloro che rifiutano la vera fede vengono passati per le armi. Da Limasaua la flotta fa rotta per Cebu, un importante porto commerciale. Il re di Cebu è nel pieno di una disputa circa dei dazi con il capo di un'isola vicina. Magellano vuole combattere per re Yumabon per dimostrargli la sua forza. Gli avversari di Magellano, Lapu Lapu e i suoi guerrieri, sono una forza da non sottovalutare. Il 27 aprile 1521, presso l'isola di Mactan, vicino a Cebu, Magellano solleva le armi contro Lapu Lapu. Prima voglio capire una cosa. Le chiamiamo Filippine, no? Ma dovrebbe chiamarsi Carline, visto che c'era Carlo V. Perché Filippine? Ma hai visto com'è andata a finire? Carlo V non ha mai posseduto le Filippine. Perché gli abitanti si sono ribellati, insomma. E quindi... Più tardi arriveranno di nuovo gli spagnoli sotto il regno di Filippo II. Quindi Filippine vengono da Filippo II, insomma. Sì. Stessa casata, ma... Sì, insomma, sì, ma 50 anni dopo. Anche 50 anni dopo. Perché le Filippine non sono... il Sud America, nel senso che i conquistadores in Sud America hanno trovato grandi imperi che però non avevano nessun contatto col resto del mondo. Non avevano niente, non avevano l'archibugio, non avevano il cavallo e soprattutto vedono arrivare questa gente dal mare e sono, come dire, sconvolti dal fatto, certo, che esistano altri esseri umani al mondo. E le Filippine non sono così. Le Filippine sono in contatto da sempre con la Cina, con l'India, col mondo islamico, importante. Commerciano. Ci sono questi regni delle Filippine, in alcuni casi sono dei rajà di tipo indiano, in altri casi sono dei sultani musulmani. Cioè sono un posto civile integrato nel mondo e che quindi quando gli arrivano 4 gatti su qualche nave sono perfettamente in grado di respingerli. Scusi, ma questo navigatore perché diventa subito guerriero? Si mette a far politica, fra virgolette? Ma lui ha un contratto. Qual è il meccanismo? Lui ha un contratto col re Carlo V, per cui se scoprirà e occuperà delle isole, queste isole passeranno alla corona spagnola, ma lui sarà il governatore e con una quota sui profitti del commercio delle spezie e una delle isole sarà sua, privata, la potrà scegliere. Non dovrà scegliere una delle 6 più ricche, dice il contratto, le 6 più ricche le vuole il re, ma la 7ª se la può prendere lui, diventa sua. Quindi lui lì sta costruendosi il suo impero personale, oltre a costruire l'impero. E quindi vale la pena trasformarsi in condottiero militare, come stiamo vedendo, insomma, sfortunato in questo caso. Anche perché, appunto, voglio dire, loro hanno l'impressione di arrivare in posti da prendere, Dio glieli ha dati, se Dio li ha portati fin lì è perché hanno una missione anche provvidenziale. Ecco, appunto, insomma, quindi... quanto si mischia la missione, appunto, di evangelizzare, fra virgolette, questi pagani e
invece conquistare terre per la corona? Ma, diciamo, sul piano ideologico, propagandistico, le corone, i governi spingevano molto sul fatto che si trattava appunto di diffondere il cristianesimo. Poi quando uno vede il contratto di Magellano si rende conto che avevano in mente anche ben altro, perché, ripeto, il contratto di Magellano è fantastico, è tutto un contratto d'affari di percentuali sui profitti, definite minuziosamente, di spartizione di profitti fra lui e la corona, insomma. Quindi in quel momento, secondo me, quando firmavano il contratto al cristianesimo, non credo che ci stessero pensando più tanto. Lei dice, il viaggio di Magellano è finito nelle Filippine, la sua missione però continua. Solo una delle sue navi tornerà in Spagna, sarà la prima però ad aver circumnavigato il mondo. Fra loro c'è l'italiano che abbiamo conosciuto all'inizio, Antonio Pigafetta, da Vicenza. Vediamo. Sotto il comando del capitano spagnolo Juan Sebastián Elcano, i marinai continuano il viaggio. Solo due delle cinque navi salpate per quest'odissea raggiungeranno la meta finale delle Isole delle Spezie. Sulle isole, gli uomini possono finalmente caricare i vascelli con il tesoro per cui Magellano ha rischiato tutto. Noce moscata e chiodi di garofano. Nella lontana Europa sono venduti a peso d'oro. Assieme al biondo metallo e all'argento, le spezie costituiscono le fondamenta della ricchezza e del potere dei regni di Spagna e Portogallo. Ben presto, altre nazioni europee cercheranno di mettere le mani su tali spezie. Solo una delle navi intraprende il lungo viaggio di ritorno in Spagna. L'equipaggio della Victoria attraversa migliaia di chilometri di mare controllato dai portoghesi. Il timore di essere scoperti e catturati è una minaccia costante. Dei 265 marinai partiti con Magellano per il suo viaggio di esplorazione, solo 18 fanno ritorno nel settembre 1522, quasi tre anni dopo. Antonio Pigafetta è uno di loro. La circumnavigazione del globo compiuta da Magellano varrà a Pigafetta notorietà postuma. Al sovrano non presentai oro né argento, ma doni che un uomo così nobile avrebbe ritenuto di maggior valore. Tra essi anche il mio manoscritto, in cui avevo riportato tutto ciò che era accaduto nel nostro lungo viaggio verso le Molucche. Se sappiamo quello di cui stiamo raccontando, mi sbaglio? Assolutamente sì, abbiamo soltanto la sua relazione, l'unica fonte che abbiamo. È la vera fonte storica da cui sì, un vicentino che per caso, come ci ha detto all'inizio, si è imbarcato. Va bene. Noi facciamo fatica a capire che tutto sto lavoro, quasi tre anni di vita, va bene, ha trovato il passaggio e questo servirà per il futuro, però ha trovato perfino un nuovo oceano, l'Oceano Pacifico. Ma tutto per la noce moscata e i chiodi di garofano. Ci faccia capire. Lo so, noi facciamo sempre finta di averlo capito questo, noi storici. Diciamo, certo, è ovvio, basta vedere quanto costano le spezie anche oggi. È chiaro che se tu ne hai 5 tonnellate, vale come l'oro. Sì, però in realtà, noi ne facciamo a meno oggi anche della noce moscata. In realtà bisogna probabilmente capire che in quel mondo lì le spezie hanno una valenza simbolica. Sono un genere di consumo, diciamo, un eccitante. Ah. È un mondo quello che non ha il caffè. Non ha il cioccolato, non ha il tabacco, non ha i superalcolici. E le spezie sono tutto questo. Se tu vuoi servire a tavola qualche cosa di eccezionale, servi un piatto con le spezie. E chiunque abbia i soldi è disposto a spenderli, anche perché tanto non li puoi spendere nelle sigarette o in altre cose che non ci sono. Poi le spezie sono anche coloranti. E l'industria tessile è l'industria di quel mondo, quella fondamentale, l'unica praticamente vera grande industria che hanno. Poi le spezie sono medicinali. E loro hanno dei medici coltissimi che ammazzano la gente, perché la loro teoria è, secondo noi, tutta sbagliata, però i medici ci sono e prescrivono medicine che costano a peso d'oro, naturalmente, e anche quelle rientrano nelle spezie. Quindi in realtà è tutto un universo quello delle spezie, che però nel loro immaginario soprattutto ha questo impatto fortissimo, è uno status symbol la spezia, e quindi la gente è disposta a pagare. Assolutamente sì.
E per capirne di più, come sempre, ci serve un libro, un luogo, un film. Allora, cominciamo dal libro. Guardi, è un disastro, perché di Magellano. Ah. Il libro, secondo me, alla fine uno si legge la relazione di Pigafetta, ah, di cui esistono ma moltissime edizioni. Ma si riesce a leggere? È un italiano leggibile? C'è anche oggi un'edizione modernizzata, ah, ma comunque è un italiano, insomma, se non riusciamo più a leggere l'italiano del 5, con un po' di sforzo si legge. Vabbè, via, speriamo che a casa ce la faccia. Vale la pena, vale la pena. E comunque andare alle fonti, sapere che tu stai leggendo l'unica cosa vera che vera. L'unica cosa che l'unica sappiamo, relazione, diciamo l'unica così, fonte, ecco, come abbiamo detto, e non la rielaborazione di uno studioso moderno, secondo me può anche dare un'emozione in più. Insomma. Film? Il film non c'è. Non io ho cercato in tutti i modi, sapendo che noi abbiamo questa abitudine, ma il film, se poi qualche spettatore ce ne comunica uno, ma secondo me non c'è.